C'era una volta un imperatore che pensava soltanto al suo guardaroba. Spendeva tutte le proprie ricchezze acquistando nuovi vestiti e ogni giorno cambiava almeno 10 abiti diversi. Se qualcuno lo cercava, potete star certi che era nel suo camerino. Un giorno si presentarono a corte due sarti dicendo: La nostra stoffa è ricamata con oro, gemme e colori scintillanti, ma è invisibile per gli stupidi. Possono vederla solo le persone nobili e di gran valore. L'imperatore ordinò subito un abito confezionato con quella stoffa preziosa, pagò una fortuna e ai due lasciò le chiavi del suo palazzo, in modo che potessero mettersi a lavorare dove preferivano. I due sarti, imbroglioni, sistemarono un telaio in legno in una stanza e cominciarono a far finta di filare la stoffa. Chiesero all'imperatore oro, seta, gioielli preziosi per ricamarla e intanto continuavano a fingere di lavorare. Qualche giorno dopo, l'imperatore mandò un servitore a controllare come procedeva il lavoro. Il servitore entrò nella stanza, ma vide il telaio vuoto. Non vedo niente, sono forse uno stupido? Si domandò l'uomo. Tuttavia non voleva ammetterlo davanti agli altri e così disse all'imperatore. Maestà, ho visto un vestito stupendo in quella stanza. Nei giorni successivi l'imperatore mandò nobili, cavalieri e servitori a vedere quella stoffa così preziosa e tutti tornavano descrivendogliela come il più bel vestito mai visto. I due sarti imbroglioni, dopo aver portato via tutto l'oro, la seta e i gioielli, chiamarono l'imperatore e gli dissero che avevano finito il loro lavoro. Guardi che stoffa meravigliosa, maestà. Adesso prenderemo le sue misure e per realizzargli l'abito più bello che abbia mai avuto. I due, per non farsi scoprire, puntavano spille in aria, sforbiciavano di qua e di là, facevano finta di passarsi pezzi di stoffa. E dopo qualche ora, concluso il loro lavoro, fecero finta di vestire l'imperatore e poi lasciarono il palazzo. L'imperatore uscì dalla stanza, completamente nudo. Tutte le persone della sua corte gli fecero tantissimi complimenti e dicevano: Che vestito meraviglioso, maestà! Il sovrano era così contento che il giorno seguente decise di fare un giro in città per mostrare a tutti quel tessuto così bello, così tanto prezioso. La gente della città rimase muta, insomma, vedevano tutti l'imperatore girare nudo per strada, ma nessuno aveva il coraggio di dirglielo. Ad un certo punto si sentì la voce squillante di un bambino. L'imperatore è nudo! A quelle parole tutti scoppiarono a ridere, indicando l'imperatore. Il sovrano capì che era stato imbrogliato e tornò di corsa nel suo palazzo. A quelle parole la gente cominciò a ridere a carpapalle. Tutti indicavano l'imperatore e si gettavano a terra dalle risate. E il sovrano, una volta che ebbe capito di essere stato imbrogliato, non ebbe altra scelta che rientrare al palazzo in tutta fretta.